Presidente, oggi ACTS presenta la seconda fase di ristrutturazione aziendale. Certo, tempo fa ci siamo visti e vi abbiamo detto che i nostri conti sono migliorati e stanno fortemente migliorando. Abbiamo fatto un lavoro di verifica su quello che è il gradimento dell'utenza. L'utenza ci ha dato voti molto lusinghieri in termini di gradimento, nel senso che un utente su tre ci dà un voto superiore all'8, due utenti su tre ci danno un voto attestato su una media vicino al 7 e diciamo tutto questo perché il servizio li soddisfa ed è migliorato. Il punto su cui l'utenza ci chiede di intervenire invece è il punto della dinamicità del servizio e della strutturazione del servizio. Per questo abbiamo costruito una seconda fase del piano di ristrutturazione che riguarda appunto il rinnovamento del parco automezzi e il rinnovamento delle reti di circolazione. Ecco, proprio a proposito del parco mezzi, ACTS ha fatto uno sforzo importante da questo punto di vista. Certo, queste due direttrici, no? Il rinnovamento del parco automezzi e il rinnovamento delle direttrici, degli schemi di traffico, è frutto di un nostro importante investimento. Abbiamo ottenuto dal sistema bancario fiducia, il nostro piano industriale richiedeva il reperimento di 7 milioni e mezzo di euro di risorse proprie, noi abbiamo ottenuto questi 7 milioni e mezzo e dobbiamo ringraziare in questo sia il gruppo Carige sia il gruppo Paribas che ci hanno appoggiato in questa operazione. Oggi abbiamo le risorse per avviare la ristrutturazione del parco automezzi e del sistema di traffico. La ristrutturazione del parco automezzi comincia con un piccolo pezzo, sono 3 nuovi autobus interurbani e diciamo 4 nuovi scuolabus che entreranno in servizio immediatamente sulle linee che erano più critiche e prevede poi una fase che sarà conclusa nel 2009 con una avviata oggi e conclusa nel 2009 con una gara che prevede l'acquisto di 16 nuovi autobus in una prima fase e di altri 12 nell'immediatezza. In sostanza dovremmo arrivare a ristrutturare quasi 35 autobus che costituiscono praticamente la metà del nostro parco circolante.